Nella sua prima partecipazione ad un vertice internazionale dopo il fallito colpo di mano di Prigozhin, l'obiettivo di Vladimir Putin era rassicurare alcuni dei suoi alleati che è saldamente al comando. È in corso una guerra ibrida contro la Russia, afferma Putin. Il paese continua a resistere con fiducia alle pressioni esterne e alle sanzioni. Il popolo russo è unito, come mai prima d'ora. Ad Ali Manforte, l'ex presidente Dmitry Medvedev, secondo il quale nell'ultima settimana quasi 10.000 uomini si sono arruolati nell'esercito, con un ritmo di circa 1.400 al giorno, a dimostrazione che l'ammutinamento abortito del gruppo Wagner non avrebbe influenzato l'atteggiamento dei russi nei confronti della difesa della patria. Le difficoltà però sono evidenti anche dal moltiplicarsi degli attacchi ucraini oltre confine. L'ultimo, di nuovo nei pressi di Mosca, alcuni droni hanno preso di mira l'aeroporto di Vnukovo e sarebbero stati distrutti prima di colpire il bersaglio. La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova accusa Kiev di terrorismo, attacchi, ribadiscono i russi, che non sarebbero possibili senza l'aiuto della NATO. L'Ucraina non commenta mai le operazioni fatte in Russia, ma il portavoce dell'intelligence militare Yusov si è lasciato sfuggire un "sono cose che possono accadere". Sul terreno sale a 43 feriti il bilancio dell'attacco russo a Kharkiv, dove un villaggio è stato centrato da un missile Iskander. Ed a preoccupare è di nuovo Zaporizhzhia. L'agenzia russa TASS riferisce che la linea elettrica della centrale è stata interrotta. Da Mosca rimbalzano voci che annunciano per questa notte un possibile attentato da parte degli ucraini. Nel Mar Nero, intanto, tutte le navi che trasportano grano si preparano a lasciare i porti entro il 17 luglio, data nel quale scadrà l'accordo di Istanbul per le esportazioni ucraine, che Mosca ha ribadito in diverse occasioni, e lo ha fatto anche oggi, di non voler rinnovare. Sul piano diplomatico, la NATO ribadisce che nel corso di una guerra non si cambia il comandante, obbligando uno Stoltenberg recalcitrante a rimanere segretario generale ancora per un anno. La formalizzazione avverrà a Vilnius nel prossimo vertice, ma i leader dell'alleanza e lo stesso Zelensky hanno salutato il fatto con soddisfazione. Un video pubblicato da RBC Ukraine mostra una potente esplosione che ha distrutto un grande deposito russo di munizioni a Makivka, nel Donetsk, provocando un morto e 42 feriti. I video prima e dopo sono stati girati da un drone. Proseguono dunque senza sosta gli attacchi ucraini in territorio russo, dopo che ieri alcuni droni erano stati abbattuti anche sui cieli di Mosca. Nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha invece bombardato per 60 volte 12 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, dove è ancora una volta la sicurezza della centrale a preoccupare. Secondo Zelensky, l'esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale, forse per simulare un attacco, ha annunciato il presidente su Twitter. Anche la Cina è preoccupata per la possibilità di un disastro nucleare, tanto che il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo personalmente in guardia Putin contro un attacco in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, rivelando che il leader cinese ha consegnato il suo messaggio durante la visita di Stato fatta a Mosca lo scorso marzo. Intanto la giornalista russa Elena Milashina di Novaya Gazeta e l'avvocato Alexander Nemov, aggrediti ieri in Cecenia, sono stati trasferiti con un volo speciale a Mosca. Le hanno spezzato le dita, rasato i capelli e l'hanno cosparsa di iodio liquido. L'avvocato è stato pugnalato. Milashina è una strenua oppositrice del leader ceceno Kadyrov, alleato di Putin, ed è considerata l'erede di Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata a Mosca che scriveva sul suo giornale che Kadyrov era un codardo armato fino ai denti. Il Cremlino ieri ha condannato duramente l'aggressione alla Milashina. Vladimir Putin torna a mostrarsi in pubblico dopo il tentato golpe della Wagner. Lo ha fatto nel Daghestan, poi in videoconferenza al summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Con lui erano presenti i capi di Stato di quella parte di mondo asiatica sulla quale il capo del Cremlino confida per andare avanti nel suo braccio di ferro con l'Occidente, che da ieri si è arricchito di un altro capitolo. Il nuovo blocco all'accordo sul grano annunciato dal Ministero degli Esteri di Mosca. Non ci sono le condizioni per rinnovare l'accordo sul grano che permetteva all'Ucraina di utilizzare i porti del Mar Nero, nonostante la guerra. Tutte le navi coinvolte dovranno andarsene entro il 17 luglio, giorno in cui finisce l'intesa. E mentre non si placano i bombardamenti sui campi di battaglia, sale la tensione per la centrale di Zaporizhzhia. Zelensky, durante una telefonata con il suo omologo francese Macron, fa sapere che la Russia starebbe preparando pericolose provocazioni. Secondo alcune fonti, che al momento non trovano conferma, una parte della centrale sarebbe stata minata. E gli scambi di accuse riguardano anche i due droni abbattuti
abbattuti ieri, uno nei cieli di Mosca e un altro a sud-ovest della capitale russa. Gli attacchi con i droni non sarebbero possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti e NATO all'Ucraina, afferma il Ministero degli Esteri russo. Sono ancora ricoverati in ospedale dopo una brutale aggressione subita da uomini incappucciati la giornalista Yelena Milashina e l'avvocato Alexander Nemov. I due si trovavano nella Repubblica Cecena per un processo. Sono stati picchiati e minacciati di morte. Alla giornalista, nemica di lunga data di Kadyrov, sono state spezzate le dita, le è stata rasata la testa e cosparsa da vernice verde tossica che, secondo i medici, la porterà a perdere parzialmente la vista. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, centro di una battaglia di parole, ma non per questo meno preoccupante. Un'escalation di accuse e di contraccuse che vede i russi parlare di un imminente attacco ucraino al sito con armi di alta precisione. E Kiev ribattere che è invece Mosca, con le sue truppe di occupazione, a volere creare alla centrale un incidente simulato per poi dare la colpa agli ucraini. I russi, ha detto Zelensky, hanno piazzato oggetti estranei, simili ed esplosivi, sui tetti del terzo e del quarto reattore, pronti ad esplodere. Crediamo per fingere un nostro bombardamento. È una pericolosa provocazione. Pochi giorni fa Kiev aveva accusato gli occupanti russi di aver minato la sala turbine e l'intero perimetro della centrale, per poi farla saltare in aria all'avvicinarsi della controffensiva. E nella città di Zaporizhzhia, sotto controllo ucraino, la popolazione già si preparava alla possibilità di un disastro nucleare. Che i russi abbiano preso sul serio questa possibilità lo afferma oggi il Financial Times, secondo cui Xi Jinping, già a marzo, nella sua visita a Mosca, aveva ammonito Putin su un azzardo nucleare in Ucraina, che evidentemente il presidente russo non aveva voluto escludere. Ma al di là di ordigni o di mine, nella centrale di Zaporizhzhia la situazione è comunque estremamente precaria. Rafael Grossi, capo della IEA, ha detto che gli impianti hanno perso il contatto con la principale linea di trasmissione esterna e ora sono alimentati unicamente da fonti di riserva.